Ciao ragazzi, bentornati. Quante volte sento dire che a corpo libero non si possono allenare le gambe? Perché una volta che tu hai raggiunto la capacità di fare gli squat e la capacità di fare i pistol, senza aggiungere zavorra non puoi fare nient'altro. Quello che voglio proporvi adesso è quindi una serie con il preaffaticamento. Noi sappiamo benissimo, importando qualche conoscenza del bodybuilding, che il preaffaticamento prevede di cercare di eseguire un esercizio di isolamento, o meglio, il più possibile di isolamento per un determinato muscolo e poi andare a colpirlo con un esercizio multiarticolare. Quindi la combinazione che io vi suggerisco è questo esercizio che è il Natural Leg Extension e subito dopo averlo eseguito aspettate 20 secondi e andate ad eseguire i pistol. Ok? Questo esercizio sostanzialmente non è altro che una simulazione della leg extension, con la sottile differenza che mentre nella leg extension noi siamo seduti e andiamo a muovere la parte bassa della gamba, in questo caso la parte bassa della gamba è fissata e andiamo a muovere noi stessi. Gli errori principali che non bisogna andare a commettere sono sicuramente quelli, almeno nella variante che vi faccio vedere io, di andare a squadrare i fianchi. Di per sé quello che voi dovete fare è partire dalla posizione in cui siete in appoggio sulle ginocchia, siete completamente dritti con il sedere contratto e mantenendo la traversione del bacino, cosa che ci aiuta a stirare completamente il retto del femore prima dell'esecuzione, cercare di portare le spalle il più dietro possibile. Vi assicuro che ci sono persone che riescono ad arrivare con la schiena a terra. Una volta che voi riuscite ad eseguire 8-9 ripetizioni di questo esercizio, potete inserirlo in una combinazione appunto di presa esaurimento come vi ho fatto vedere prima. E quando riuscite a farlo tranquillamente con due gambe, nessun problema, potete provare a portare le braccia sopra la testa, aprendo completamente la flessione scapolo-omerale, e questo allungherà la leva rendendo le cose più difficili. Un'altra cosa che potete provare a fare è sicuramente quello di eseguire ad una gamba, cosa estremamente tosta. Quindi, come vedete, con un po' di strategia e con un po' di intuizione è possibile creare un po' di isolamento muscolare anche a corpo libero. Adesso, se siete quelle persone che riescono a fare 50 pistol di seguito, vi consiglio di provare questa combinazione di preaffaticamento che vi ho appena illustrato.